Margaret Thatcher è un nome che evoca immagini di potere, determinazione e controversia. Questa donna, nata in una modesta famiglia di commercianti, è riuscita a scalare le vette del potere politico britannico diventando la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro del Regno Unito. La sua ascesa è stata rapida e inarrestabile, ma non priva di ostacoli e critiche feroci. Soprannominata la Lady di Ferro, la Thatcher, come veniva introdotta nei nostri telegiornali, ha lasciato una traccia profondissima sulla politica e sulla società del suo tempo, segnando profondamente il corso della storia del suo paese e del resto del mondo. Dietro la maschera di rigidità e intransigenza si cela una donna complessa, animata da una visione politica radicale e da una determinazione senza pari. La sua biografia è un intreccio di successi e controversie, di ammirazione e odio, di potere e caduta. Ma chi è per davvero Margaret Thatcher? Biografie straordinarie. Donne e uomini che hanno fatto la storia. Margaret Hilda Roberts nasce il 13 ottobre 1925 a Grantham, una cittadina dell'Inghilterra centrale. La sua famiglia non è certo tra le più agiate del luogo, ma il padre Alfred, un droghiere locale, è un uomo molto attivo e rispettato nella comunità. La piccola Margaret cresce in un ambiente modesto ma stimolante, imparando presto il valore del duro lavoro e dell'impegno. Fin da giovanissima dimostra una spiccata intelligenza e una grande ambizione. I suoi genitori, benché di umili origini, incoraggiano la sua curiosità e la sua voglia di apprendere. La giovane Maggie, come viene affettuosamente soprannominata, si distingue sin da subito per la sua determinazione e la sua sete di conoscenza. Dopo aver completato gli studi secondari con ottimi risultati, Maggie decide di intraprendere la carriera universitaria. Sceglie di iscriversi all'Università di Oxford, dove si laurea in chimica con il massimo dei voti. Durante gli anni accademici, la sua passione per la politica inizia a prendere forma e comincia a maturare idee e convinzioni che la porteranno di lì a poco a intraprendere la strada della carriera politica. Terminati gli studi, Maggie si trasferisce a Londra, dove inizia a lavorare come ricercatrice chimica. Tuttavia, il suo cuore batte per la politica. E ben presto la giovane donna decide di aderire al Partito Conservatore, convinta di poter contribuire al cambiamento del paese. I suoi primi passi nel mondo della politica non sono semplici. Maggie deve affrontare numerose sfide e pregiudizi, essendo una donna in un ambiente dominato dagli uomini. Eppure, la sua determinazione e il suo talento le permettono di farsi rapidamente notare all'interno del partito, guadagnandosi così la fiducia dei vertici. È in questo periodo che inizia a forgiare la sua immagine di leader forte e decisa, pronta a sfidare le convenzioni e a perseguire i suoi obiettivi con tenacia. La sua ascesa politica, seppur non priva di ostacoli, è inarrestabile. La porterà presto a ricoprire incarichi di sempre maggior responsabilità. Le sue prime esperienze politiche la vedono impegnata in ruoli di crescente responsabilità, dimostrando una ferma volontà di portare avanti le sue idee e di difendere le sue convinzioni. E grazie al suo impegno e alla sua competenza, Maggie guadagna la fiducia dei suoi colleghi e dei vertici del partito che presto la vedranno come una figura di spicco della politica britannica. Il suo talento politico si manifesta pienamente quando, nel 1959, viene eletta deputata. Da quel momento in poi, la sua carriera politica prende una svolta decisiva, portandola a ricoprire incarichi sempre più importanti all'interno del governo. La sua determinazione e la sua capacità di far scelte coraggiose la rendono una figura rispettata e temuta, capace di affrontare le sfide più ardue con fermezza e sicurezza. La Thatcher si distingue per la sua visione politica radicale e per la sua volontà di portare avanti riforme audaci e innovative. La sua leadership, seppur controversa, è caratterizzata da una ferma convinzione nei propri ideali e da una determinazione senza pari che la conducono a risultati straordinari, anche in un mondo dominato dagli uomini, rendendola così una figura unica nella politica britannica.
Dopo una lunga e brillante carriera politica, Margaret Thatcher, conosciuta ora come la Lady di Ferro, raggiunge il culmine della sua ascesa diventando il primo ministro del Regno Unito nel 1979. La sua elezione segna un momento storico per il paese, poiché diventa la prima donna a ricoprire tale incarico, dimostrando al mondo intero la sua determinazione e la sua capacità di leadership. Il mandato della Thatcher, come primo ministro, è caratterizzato da una serie di riforme radicali e innovative, volte a rilanciare l'economia britannica e a ridisegnare il ruolo dello Stato nella società. La sua visione politica crea un neologismo, definito da tutti come thatcherismo. Si basa su principi di libero mercato, privatizzazione e riduzione del ruolo dello Stato nell'economia. Durante il suo mandato, la Dama di Ferro si scontra con forti opposizioni e critiche, ma la sua determinazione e la sua fermezza le permettono di portare avanti le sue riforme con determinazione e sicurezza. La sua leadership decisa e intransigente le fa guadagnare sia ammiratori che detrattori, ma nessuno può negare l'impatto profondo che ha avuto sulla politica britannica e sulla società nel suo complesso. Uno dei momenti più significativi del mandato della Thatcher è la guerra delle Falkland nel 1982, durante la quale il Regno Unito si scontra con l'Argentina per il controllo del territorio. La determinazione e la fermezza con cui la Lady di Ferro affronta la crisi le conferiscono un'aura di leadership e coraggio, consolidando la sua immagine di leader forte e deciso. Nonostante il suo successo e la sua determinazione, il mandato di Margaret Thatcher come primo ministro non è certo privo di sfide e controversie. Deve affrontare numerose critiche e opposizioni durante il suo governo. Una delle principali sfide che deve fronteggiare è il suo rapporto conflittuale con i sindacati. La sua visione politica, basata sulla riduzione del ruolo dello Stato e sulla promozione del libero mercato, la porta a scontrarsi duramente con le organizzazioni sindacali, che vedono nelle sue riforme una minaccia per i diritti dei lavoratori. Questa lotta senza quartiere tra Thatcher e sindacati genera tensioni e scontri sociali che lacerano profondamente il paese. Oltre alle tensioni con i sindacati, deve anche affrontare le critiche dell'opposizione laburista, che accusa le sue politiche di austerità e privatizzazione di essere troppo radicali e di penalizzare i ceti più deboli della popolazione. Queste accuse, seppur spesso strumentali, riescono comunque a minare in parte il consenso popolare della Thatcher, che tuttavia continua a godere di un ampio appoggio grazie alla sua immagine di leader forte e determinata. Anche la stessa e vittoriosa guerra delle Falkland nel 1982 non esente da polemiche e critiche, soprattutto per quanto riguarda le modalità di conduzione del conflitto. Infine deve affrontare anche dissidi interni al suo stesso partito, il Partito Conservatore. Alcuni esponenti infatti accusano la Lady di Ferro di eccessiva rigidità e intransigenza, ritenendo che il suo stile di governo sia troppo radicale e divisivo. Queste tensioni interne contribuiranno in ultima analisi alla sua caduta. Nonostante il suo lungo e controverso mandato, la carriera politica di Margaret Thatcher giunge a una fine brusca nel 1990. Un evento che segna la fine di un'era politica e l'inizio di una nuova fase per il Regno Unito. Tuttavia, nonostante la fine del suo mandato politico, l'eredità di Margaret Thatcher continua a influenzare la politica britannica e mondiale. Il thatcherismo, il suo stile di governo basato su principi di libero mercato, privatizzazione e riduzione del ruolo dello Stato, hanno profondamente cambiato la società britannica, plasmando il dibattito politico per anni a venire. Negli anni successivi al suo ritiro dalla politica, la Lady di Ferro continua a difendere con veemenza le sue convinzioni e a esprimere giudizi taglienti sugli avvenimenti politici. Le sue apparizioni pubbliche sono però sempre più rare, mentre la salute declina inesorabilmente. L'8 aprile 2013, all'età di 87 anni, Margaret Thatcher si spegne presso l'Hotel Ritz, nel centro di Londra, a causa di un ictus, dopo una lunga battaglia contro la demenza senile. Il Regno Unito è in lutto per la scomparsa di una delle figure più controverse e polarizzanti della sua storia. Le esequie diventano un evento di portata storica, con capi di Stato e reali da tutto il mondo, che rendono omaggio alla Lady di Ferro. Eppure, le strade di Londra vedono anche violente proteste da parte di chi non ha mai dimenticato quelle cicatrici lasciate dalle sue politiche.
Fino all'ultimo Margaret Thatcher rimane fedele a se stessa e alle sue convinzioni. In una delle sue ultime interviste aveva dichiarato con la solita determinazione: «Non ho mai giocato a fare la Santa Giovanna, perché non sono mai stata interessata ad essere quella perfetta».